E ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale con la rubrica Quando la scienza incontra la natura. Compagnia mia, io sono Melissa Piccinini, farmacista iridologa, e della mia collega naturopata Valentina Parissi. L'argomento di oggi è il sistema digerente, quanto è importante la funzione dello stomaco e purtroppo quanto sono frequenti le problematiche a carico di quest'organo. Vedremo di affrontarlo in maniera, come al solito, alternativa e da entrambi gli aspetti, sia diciamo energetico e scientifico per quanto riguarda le medicine integrate, ma passo la parola subito alla mia collega Valentina. Ciao Vale! Ciao Melissa! Tutto bene? Come stai? Tutto bene, a proposito di stomaco, qualche fastidio, no? Che si presenta ogni tanto, però... Ecco, sono qui pronta a dirti come mai ci fa male lo stomaco. Intanto saluto tutti, sono Valentina Parisi e sono una naturopata. Però ti metto accanto a me così oggi facciamo una bella chiacchierata insieme. Eccoci qua. Allora, che cosa dire di questo stomaco? Abbiamo parlato un po' sia in ordine scientifico che naturopatico fino ad oggi. Oggi ci fermeremo un pochino più su quelle che sono le informazioni un pochino più curiose. Allora, quanti di noi usano dei proverbi, no? Dico, devo ingoiare il rospo, questa cosa mi è rimasta nello stomaco, è un boccone amaro da digerire. Ecco, sono tutte frasi e proverbi veri che ci danno delle indicazioni. In realtà non sempre si rivolgono a degli alimenti, a dei cibi, ma ci rivolgiamo a persone, a situazioni, a dolori, a cose che non ci fanno stare più bene. Siamo solitamente delle persone che affrontiamo la vita da tutti i punti di vista, perché andiamo a lavorare, abbiamo una vita sociale, la riprenderemo presto, anzi l'abbiamo già ripresa con la fase 2, bene o male, e quindi ogni giorno può succedere qualcosa che potrebbe anche essere spiacevole. Quindi non accettare a volte una situazione particolare potrebbe creare proprio un dolore allo stomaco. Ma si è parlato di bruciore. Allora, il bruciore in realtà è un pochino più legato alla rabbia. Quindi quando tratteniamo qualcosa all'interno a lungo e ci lima e crea quindi una situazione dove ci fa arrabbiare, potrebbe proprio arrivare il bruciore. Ti è mai capitato, Melissa, di avere un'acidità proprio per una situazione dove ti sentivi anche acida in quel momento? Sì. Le tematiche appunto del bruciore, proprio come fastidio, sicuramente sì, quando c'è un rimuginamento eccessivo, che infatti è proprio l'aspetto emotivo dello stomaco, che poi peraltro secondo la medicina tradizionale cinese è legato, no, alla loggia della terra, quindi che sarebbe la riflessione quando è in equilibrio e la preoccupazione o il rimuginio quando è in squilibrio, è proprio dovuto a questo aspetto. Non a caso la digestione nella medicina tradizionale cinese è veramente un aspetto molto basilare e cruciale, cioè, e non a caso la terra è messa proprio al centro, no, degli elementi. Quindi come la funzionalità dello stomaco, ma che sia quella appunto di non solo di digerire, ma anche di trasformare quindi i nutrienti e poi di separare in un secondo momento quello che è il puro dall'impuro. Quindi è veramente molto importante il nostro sistema digerente e la sua salute. Guarda, mi viene in mente, dato che hai parlato di elemento terra, infatti i segni di terra, e mi viene in mente la Vergine, sono quelli che rimuginano di più in realtà. Quindi è interessante anche capire come chi rimugina tanto probabilmente ha come organo bersaglio lo stomaco, che poi sappiamo anche che collabora con gli altri organi, principalmente con milza e pancreas. Però quelle persone che vanno a letto, le ossessive compulsive, quelle che non riescono a mollare situazioni che invece le fanno pensare e rimuginare di continuo, no? Pensiamo anche ad una situazione lavorativa dove dentro non ci stiamo bene. È normale che poi si potrebbe presentare anche una patologia cronica. Quindi è importante farsi delle domande, no? Che cosa non digerisco? Che cos'è che mi sta facendo così male che non va giù? Qual è il boccone amaro da digerire? A volte poi ci sono proprio anche degli alimenti. Ora non è detto che l'acidità di stomaco, così come le altre problematiche, devono essere per forza derivate da situazioni esterne,
possono essere anche dovute da degli alimenti che continuiamo ad ingerire, che magari in quel periodo specifico di tempo ci danno anche un'intolleranza. Esatto, però è carino esatto. Proprio, no? Analizzarsi anche da un altro punto di vista, credo che aumenti un po' la consapevolezza, no? Sì, infatti gli alimenti, diciamo, che ingeriamo, come te dicevi, sono presenti anche poi nelle logiche della medicina cinese. Oggi abbiamo fatto questa parentesi di medicina integrata, poiché se c'è un eccesso di freddo, in questo caso allo stomaco, dato sia dal fattore climatico, quindi proprio l'esposizione al freddo che crea la famosa congestione, ma se siamo abituati anche ad ingerire spesso alimenti freddi o liquidi freddi, possono provocare dei crampi, quindi dei blocchi proprio a livello digestivo, addirittura con presenze di vomito chiaro, cioè, o comunque anche dispepsie, quindi difficoltà digestive, o anche, diciamo, disturbi di gastrite, che poi la gastrite altro che non è l'infiammazione comunemente chiamata della mucosa gastrica, quindi proprio come definizione, che può essere comunque dare delle problematiche di vario tipo, alla nausea, il gonfiore, il crampo, il reflusso acido, la distensione addominale, quindi molto spesso lo stomaco gonfio quando si finisce di mangiare, e può essere acuta o, ahimè, può anche cronicizzare come disturbo. Idem l'introduzione di alimenti troppo grassi, per esempio anche ricchi di liquidi, per esempio anche la frutta e la verdura cruda, sempre cibi e bevande fredde, grassi animali, può dare invece il ristagno d'umidità. Quindi il ristagno d'umidità, le feci molli e problematiche a carico dello stomaco per eccesso di umido, perché poi la milza non riesce a trasformare da questo punto di vista. Quindi anche l'inserimento dei cibi può portare a degli eccessi. Idem mi viene in mente per il piccante, il caldo, eccesso di carni rosse, cibi piccanti e caldi insieme al fumo, all'alcol, danno l'eccesso di fuoco. E lì possono essere presenti sia i reflussi come anche nell'eccesso di umido, ma anche magari l'aerofagia, l'eruttazione frequente, dove dà proprio il bruciore. Quindi attenzione anche cosa mettiamo dentro e di conseguenza che cosa dobbiamo utilizzare per equilibrare una situazione di troppo freddo, troppo umido, troppo caldo da questo punto di vista. Infatti, ma io solitamente consiglio comunque di alcalinizzare, quindi di attaccare anche questo eccesso di acidità attraverso sia alimenti che acqua, e la situazione comunque migliora radicalmente. E poi consiglio anche di bere magari meno, e se ce la facciamo di non bere durante i pasti, se no andiamo a disturbare anche quella digestione. Se la quantità di acqua all'interno del corpo è proporzionale, diciamo, con il nostro peso, quindi abbiamo già detto anche in altri video, ma solitamente si consiglia 40 ml per ogni chilo di peso corporeo, se il corpo è idratato è molto difficile che si presentino casi di acidità. Un altro responsabile, diciamo, indiretto è quando abbiamo invece, per esempio, una rabbia, come dicevi prima, la collera, no? Il fegato, un eccesso di fegato che, dovuta soprattutto magari a questioni di stress, a questioni, attenzioni emotive, che mi porta poi a controllare troppo la parte della terra, perché poi il legno che fa riferimento alla loggia del fegato va a controllare la terra, di conseguenza mi può dare disturbi importanti anche a carico degli spasmi. Quindi quando ci sono le coliche o i dolori intercostali, è il fegato, quando c'è lo spasmo, che è l'irrigidimento, è colpa del fegato. Poi tutte queste condizioni che ho detto possono portare alla stasi di energia e di conseguenza alla stasi di cibo e a fare dei danni, dare delle problematiche poi a lungo termine. Quindi dovremo poi avere delle accortezze anche nella masticazione, quando Assolutamente, è mangiamo, importantissimo. Parte da lì la prima non digestione. fare altre azioni quando mangiamo. La nostra vita spesso ci porta a stare al telefonino, lavorare, scrivere email, e si mangia in ufficio, però purtroppo è un ritmo che non è naturale da questo punto di vista, non permette allo stomaco
una corretta digestione, come mangiare troppo tardi. Ma poi pensate anche, no? Io credo che ognuno di voi abbia fatto questa esperienza. Si arriva a tavola alla cena, ci si mette, appunto, che iniziamo a mangiare e cominciano le prime discussioni, no? Soprattutto in famiglia. Quindi spesso si litiga proprio anche a tavola e vedete come si comporta lo stomaco. La maggior parte delle volte vi si ferma un groppone proprio qua nel mezzo e siete disturbati da tutto quello che è successo. I bambini anche che disturbano, la televisione che fa vedere magari notizie di cronaca importanti. In quel momento non ci dimentichiamo che stiamo assumendo un cibo e che quell'alimento ha un'informazione. Se noi con gli occhi andiamo a vedere immagini che ci fanno male o comunque ascoltiamo cose sgradevoli anche in famiglia, è inevitabile che il nostro stomaco avrà la peggio in questa situazione. Quando parlavi di vomito, guarda, il vomito non piace a nessuno perché è una cosa allucinante. Io non riesco, per esempio, no? Faccio quando lo stomaco deve tornare su, e l'ho fatto solo in situazioni di influenza importante, insomma, di attacchi batterici. Però quando invece avviene in alcuni casi di depurazione, ho avuto una signora che proprio ha vomitato al terzo giorno che aveva cominciato in maniera importante, che si è messa anche paura. E io invece ero contenta perché tratteneva dentro, si era già fatta una bella chiacchierata, quindi anche a livello emotivo si era aperta molto e aveva buttato fuori finalmente tutto quel rospo che invece tratteneva da tanto tempo. Tra le altre cose, il vomito è un chi controcorrente, perché l'energia, anziché di andare dello stomaco che va dall'alto verso il basso, come la tosse, la tosse idem, è un flusso. In quel caso sì, anche con gli alimenti si può contrastare e rimandare, diciamo, il chi, cioè l'energia corretta, quindi utilizzando alimenti che mandano l'energia verso il basso. Quindi veramente con l'alimentazione si può fare tanto, eh? Sì, 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 usa l'alimentazione come tuo farmaco, io sono da quella parte là. Esatto, esatto, esatto. Senti, dato che parliamo appunto di alimentazione come farmaco, no? C'è una pianta che usiamo tantissimo quando abbiamo problemi di stomaco, ma non solo, ed è l'aloe. Sì, assolutamente sì, perché è veramente ricca di polisaccaridi che sono preziosi per andare a rigenerare, quindi a favorire la cicatrizzazione e il benessere proprio della mucosa gastrica, ma anche di quella intestinale, che protegge anche quella intestinale, è ottima come depurativo epatico. Il ginseng è una pianta che è molto utile nel rafforzare non solo tutto l'organismo, ma anche la funzione di barriera, diciamo, dello stomaco, l'epitelio dello stomaco. Sicuramente lo zenzero, che aiuta molto. È molto indicato per la nausea, in gravidanza facciamo scorpacciate. La liquirizia. Sì, vero. Per via sì, dell'acido glicidrico. Quella pura però, perché i zuccheri provocano grandissima acidità. Esatto, esatto. È un male purtroppo del nostro secolo, mettiamolo così. Non solo. Volevo aggiungere un'altra cosa dell'aloe, no? Proprio quando beviamo quel bicchiere dove abbiamo sciolto l'aloe, lo beviamo dalla bocca, va proprio ad accarezzare ogni singola membrana fino poi all'ultima parte dell'intestino, quindi è proprio una carezza, è un antinfiammatorio per eccellenza, sì. Quindi da usare ciclicamente senza paura, ma anzi ricordarsi proprio una volta nei 2 o 3 mesi di fare un bel ciclo d'aloe, comunque fa sempre bene per come siamo messi oggi. Sì, sì, poi sì, ci sono anche altre piante, possono essere ricche di mucillagini come la malva, che sono lenitive, in maniera blanda, la malva è un blando, viene usato anche per la cistite, comunque l'infiammazione delle mucose in genere, no? Chi è che non si è fatto il decotto, l'infuso di malva, addirittura anche per fare gargarismi, no? Quando c'erano delle afte, comunque che sono sempre segno di fuoco, l'afta, l'ulcera, appunto, a livello della mucosa della bocca, la malva è molto, molto efficace. Che poi donerà anche un bel aiuto all'intestino, come vedete, è bella ricca di mucillagini, quindi diventa anche blandamente la saliva. Anche la camomilla è ottima, soprattutto quando parliamo quindi di manifestazioni spastiche, quindi di spasmi, abbiamo parlato quindi di tensione, distensione addominale o colica o difficoltà, diciamo, di digestione dovuta appunto a queste contrazioni da muscolatura liscia, molto efficace, così come il finocchio, che è anche un ottimo
digestivo, quindi anche mangiato crudo aiuta quindi sia da un punto di vista del gonfiore addominale, ma anche della digestione. Senti, mi sentivo di dare anche un altro consiglio che mi è venuto a mente mentre parlavi. È importante anche l'ora a cui si cena, per esempio. Questo perché lo dico? Perché per esperienza personale, quando ero ragazzina, mangiavo sempre molto tardi, avevo delle situazioni da risolvere abbastanza importanti, la notte il mio stomaco faceva acidità, saliva come reflusso e mi aveva bruciato tutte le corde vocali. Durante il pomeriggio, invece, sono stata anni ad avere questa tossina stizzosa, no? Questa che arrivava esclusivamente dall'acidità. Tant'è che Esatto. oggi, quando molte mamme hanno i bambini che tossiscono di continuo, magari si va a curare una parte respiratoria, quando, se non c'è catarro, dico, ovviamente, se c'è catarro c'è da guardare anche altre cose, no? Però se questa tosse stizzosa, secca, di un bambino che tossisce continuamente, c'è qualcosa anche lì che è un groppo in gola e potrebbe derivare da questo pruritino leggero che crea proprio il reflusso salendo, ma che non viene percepito a livello della bocca, ma si ferma in questa parte qua. Quindi anche questa è una cosa alla quale dobbiamo stare attenti. E poi un'altra cosa, i fiori di Bach, perché dato che ogni organo, insomma ogni sintomo in realtà deriva sempre da uno stato emotivo, il rimuginio mentale, che è questa cosa che colpisce profondamente lo stomaco, potrebbe essere aiutato anche dal White Chestnut, che è proprio il fiore dei pensieri indesiderati, è proprio il fiore dell'ossessivo, no? Che quello che si fa un po' le patugne mentali, che gira intorno ad una situazione facendo discorsi lunghissimi senza mai arrivare al centro. Quindi anche con i fiori possiamo cercare di frenare questa cosa e anche per quanto riguarda la rabbia, certo sì, affrontare il fegato, fare la depurazione, eccetera, eccetera, importantissimo, dato che ne parliamo sempre, ma anche il fiore Beech, ok? Che è un altro fiore che vi può aiutare. Quindi andate a vedere, i nostri video sono brevi, ma devono cercare di incuriosirvi, di aprirvi qualche porta e qualche finestra, così magari anche da voi su Google potete andare a curiosare e poi se vi rimane qualche dubbio potete scriverci nella box sotto il canale YouTube oppure nei messaggi, nei commenti, nelle nostre pagine Facebook, Pillole di Melissa e Passo dopo passo con Valentina. Melita, ti è venuto in mente qualcosa mentre parlavo dei fiori, di queste cose qua? No, no, ho ricollegato poi perché non i fiori io, sai, non li ho fatti, qualcosina, però non stavo pensando all'argomento io, ovviamente, perché ci siamo, no? Vabbè, l'importante è prevenire, come hai detto te, no? Non occorre, quando percepiamo, se noi siamo consapevoli anche di queste piccole cose che vi abbiamo detto, nel momento in cui ve ne accorgete, di fronte ad una situazione negativa, compare il mal di stomaco, non andate a curare direttamente lo stomaco, ma cercate prima di affrontare la parte emotiva. Fatevi proprio delle domande. Quale situazione non mi sta bene? Cos'è che non sto digerendo? Cos'è che mi rimane nello stomaco? Ok, sono piccole domande che però, se si trova la risposta, magicamente potrebbe anche scomparire il problema che si sente allo stomaco. Vogliamo aggiungere altro? No, abbiamo detto tutto, mi sembra che siamo state esaustive e come al solito, diciamo, abbiamo sempre dato delle esperienze e dei punti di vista sicuramente interessanti e alternativi sull'argomento. Va bene, allora noi usciremo una volta a settimana e abbiamo ripreso a lavorare, quindi non so se riusciremo sempre il mercoledì, però una volta a settimana faremo del nostro meglio per essere qui con voi e farvi compagnia con qualche argomento. Il prossimo argomento è una sorpresa, quindi mi raccomando, aspettateci per la prossima settimana e sicuramente verrà fuori qualcosa di importante. Sì, così almeno non c'è anche l'effetto di Sorpresa. unexpected, no? The unexpected, anziché di averlo, sanno già qual è quello prossimo, no? Allora, se lo volete sapere, ci seguite. Oggi sono stata cattiva, la Melissa non lo sapeva, mi è venuta in mente così e quindi dovete aspettarci. Vero, non lo sapevo. Infatti io stavo pensando prima all'argomento, no? Immaginavo. Invece.
perché dovete sapere che non sappiamo mai cosa facciamo. Allora, video. E io arrivo categoricamente in fondo e dico, e quindi Melissa, cosa faremo la prossima? E lei rimane lì così, dice, cosa facciamo? E si inventa qualcosa, quindi oggi invece me lo sono inventato io, dai, per essere un po' alla pari ogni tanto. Va bene l'improvvisazione. Ok, allora siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio di cuore di essere stati con noi e vi aspettiamo quindi la prossima settimana. Vi abbraccio e mi raccomando, fate un buon weekend. Ciao Melissa! Ciao Vale, ciao a tutti e alla prossima settimana con l'argomento sorpresa. Ciao! E quindi è meglio pensarci prima, poi così almeno esordisco e almeno ci lasciamo andare, quindi è sempre ben accetta, cioè, l'improvvisazione. E appunto, perfetto, chiuso in bellezza e vai. Va bene. Mi veniva. Bene. L'improvvisazione mi sa che a te non ti piace. In realtà sì, però dai, va bene, non mi veniva la parola, è normale, ci sta. Ok, grazie ancora per essere stati con noi, quindi io saluto te Melissa e grazie delle tue preziose informazioni e saluto tutti voi, mi raccomando, e fate un buon fine settimana. Settimana con l'argomento sorpresa. Dobbiamo rifare, si è bloccato il computer, non t'ho visto. Cosa dobbiamo rifare? Dobbiamo rifare l'ultimo pezzo del saluto, perché te sei rimasta così. Ah.